Questa settimana nei contenuti per abbonati? Io ho un 22 come numero di anima, un 22 come numero della personalità, un 2 come archetipo principale, un altro 22 come numero del sole. Sono un po' confusa con tutti questi due. Potrebbe per favore spiegare il significato del numero 22? Con il 22, la cui riduzione è 4, che è il numero della materia e le sue leggi, ha una spinta verso la realizzazione. Un saluto a tutti. Il viaggio che ci aspetta oggi è un viaggio nel 2024, ho atteso fino all'ultimo per parlarne, perché penso sia veramente importantissimo stare nella presenza, stare nella possibilità che ho di fare, di vivere in pienezza il qui e ora, e di vivere in pienezza il qui e ora, che è il 2023 fino al 31/12 del 2023, per poi entrare nell'energia nuova, che è quella del 2024. Quindi viverla in pienezza e onorarla, colmarla all'insegna di quel 7 con l'esperienza che è dicembre, intriso dei momenti che abbiamo descritto. Quindi è lì che nasce la forma sovrana nuova che ha completato, ha realizzato, ha completamente vissuto e fatta propria quell'esperienza. Questa è la ragione per cui ci troviamo solo adesso a parlare del 2024. E il 2024 presenta una caratterizzazione che vi ho sintetizzato come sempre con un foglietto. Anche qua non serve essere esperti di numerologia per cogliere la presenza tutta di numeri pari. Abbiamo già caratterizzato come primaria polarità che si genera nell'esperienza vita, i numeri dispari e i numeri pari, e abbiamo definito la caratterizzazione, per questo tipo di numerologia ovviamente, dei numeri pari come prevalentemente associati al femminile e alla materia, mentre i numeri dispari sono prevalentemente associati al maschile e allo spirito. Prevalentemente significa che in una c'è comunque una parte dell'altro, ma prevalentemente ce n'è una che è maggiormente rappresentativa. L'immagine che vi ricordo sempre è quella del Tao, dove nel bianco c'è un po' di nero, nel nero c'è un po' di bianco, ma riconosciamo in questo entrare nel cammino dei numeri, nel mondo dei numeri, con una modalità alchemica, quello di osservare attraverso quel solve et coagula, che è caratterizzo, solve, divido, osservo, conosco, sperimento, sistemo, metto in ordine quel che va ordinato, mi prendo cura di quel che va guarito e coagulo e rimetto insieme. Questo stiamo facendo quando noi entriamo nell'osservare i numeri con questa modalità. Così in questo viaggio in cui andiamo osservando che c'è una dominanza di numeri pari, sappiamo già che lì ci sono le qualità del femminile rappresentate in grande dominanza. Il fuoco, la direzione del faro va in quella direzione. Nessuno è esonerato dal fare questo tipo di esperienza, perché quando noi parliamo di femminile e di maschile, noi stiamo parlando di principi, stiamo parlando di qualità che sono presenti tanto nel genere maschile che nel genere femminile, e quindi sono delle qualità, le qualità ricettive dell'essere, dell'accoglienza. Al contempo, se ci fa fare un percorso
associato al femminile in maniera massiccia, ci fa fare anche una riflessione sulla polarità, perché i numeri pari sono ovviamente tutti quanti divisibili, quantomeno per due. Pertanto lì c'è un altro fuoco che si accende, su cui portare l'attenzione, perché ciascuno di noi, come abbiamo detto tante volte, vive una medesima energia in maniera differente legata alla propria alle proprie qualità, e quindi qualcuno di noi può avere una mappa numerologica che nasce dal suo nome, dal suo cognome traslitterati uniti alla data di nascita, che prevede dei cammini, un cammino delle sfide, un cammino dei talenti, e che può rappresentare un tema particolarmente sfidante, attivo nel momento della nascita, magari su un numero pari. E quindi dipende, se era attivo come cammino delle sfide, da quanto lavoro io ho già fatto per cambiare la visione che ho su quel tema, quanto l'ho già integrato, che lavoro ho già fatto di guarigione e di trasmutazione su quel tema. E allora ovviamente non sarà più un accentuare una sfida, ma sarà un punto di forza che io ho già con me e che posso portare come un talento nella vita di tutti i giorni. Quindi dipende dalla mappa di ciascuno e dalla visione di ciascuno. Provate a pensare a come un medesimo fatto, uno stesso evento, abbia rappresentazioni differenti. Quindi raccontato appare come qualche cosa di molto diverso. Qualcuno riceve una rappresentazione, qualcuno ne riceve un'altra. Questo è il senso del prendersi la responsabilità di osservare i fatti che incontriamo il lavoro principale che noi siamo chiamati a svolgere. Quindi prendersi la responsabilità del fatto che i problemi non sono fuori di me, le sofferenze non sono fuori di me, ma ogni volta che c'è qualche cosa che mi porta a un punto estremo di tensione, mi sta parlando di qualche cosa che io ancora non ho risolto dentro. E poi dipende dal punto personale in cui ciascuno è, cioè così come noi abbiamo delle caratterizzazioni degli anni, dei mesi, così come stiamo facendo ormai da molto tempo, e abbiamo anche un nostro anno personale, una nostra macro ciclo che ci caratterizza. Quindi può esserci per ciascuno di noi una maniera differente di osservare però quello stesso tema, che è il tema del femminile, della ricettività da un lato e della polarità dall'altro, perché abbiamo detto sono tutti numeri divisibili. Su questa polarità e su questo primo conflitto, naturalmente dai millenni dividi et impera era una via per garantire il potere. Uso l'esempio del potere perché il 2024, ricondotto all'unità per somma teosofica, quindi sommo le singole cifre che compongono il numero 2024, 2 più 0 più 2 più 4, mi dà 8. E l'8 è il numero associato al potere, alla giustizia. Anche qua, in forza di quelle rappresentazioni di cui vi parlavo, ciascuno può avere delle riflessioni differenti sulla stessa parola, che è la parola potere. Quindi qualcuno sentirlo già immediatamente associato all'abuso, ma non è così che nasce. Potere nasce qua associato al numero 8 come essere in contatto con il proprio potere personale ed essere in contatto con il proprio cuore. Se voi immaginate
di disegnare un otto sul nostro corpo, noi abbiamo continuamente la comunicazione tra la terra e il cielo, sfera di terra, sfera di cielo, continuamente comunicanti. Il punto in cui queste due sfere si incontrano è il punto del cuore. Quindi qua la giustizia associata a questo archetipo ha questo presupposto, ha questo obiettivo, ma serve volerlo e aver lavorato sulla propria visione per poter concepire questa caratteristica. Perché se non lo concepisco come luminoso, come questo potenziale, lo concepisco in sfida come tema del controllo. Quindi le persone che hanno il lotto in posizioni dominanti della mappa come in posizioni sfidanti, perché comunque ovunque sia, che sia presente nel mio cammino dei talenti, che sia presente nel mio cammino delle sfide, è un'energia che serve che io abbia elaborato e che io mi sia portata al livello di poter manifestare nella luce. E abbiamo tre livelli di manifestazione. Quindi è sempre la nostra visione che, espandendo, cambia la vibrazione, l'ottava potremmo dire, a cui possiamo portare questa stessa energia. E poiché abbiamo un crescendo di energia, perché abbiamo caratterizzato dentro una stessa decina, da 1 a 9 le unità, come parte di uno stesso, di una stessa unità globale, appunto, cioè nella decade, da 1 a 9, noi abbiamo i differenti step crescenti di esperienza. Quindi a mano che noi aumentiamo questo livello di vibrazione, aumenta anche il potere che questa energia ha di essere dirottato verso la dimensione sfidante o verso la dimensione luminosa. L'esempio che mi fu fatto e condivido è quello di immaginare di avere un tubo del giardino per annaffiare o un idrante. Questo è un esempio, secondo me, geniale, che fa comprendere esattamente come serva forza per gestire un'energia. Ma non v'è dubbio che se quell'archetipo è presente nella tua mappa è perché quell'energia hai scelto di portare come strumento nel tuo percorso. E quindi è previsto imparare a gestire quell'idrante, se è un idrante. Talvolta ci si farà magari una bella doccia. L'importante è che ci si rialzi in piedi e che si riprenda con motivazione questo strumento che abbiamo portato con noi. Questo è un esempio che dà l'idea dell'energia che serve, ma al contempo vorrei passare un'altra immagine ancora, che è associata all'energia del sovrano, perché quello è l'archetipo in luce, tiranno l'archetipo in ombra, e il sovrano sta seduto nel suo trono, ha in mano il bastone del potere ed è nel perfetto allineamento, cioè è in contatto con la sua pancia, cosa che questo archetipo tende a dimenticare perché è molto mentale. Quindi è in contatto con il corpo, è in contatto con la sua mente, e lì non fa fatica perché, ripeto, ha un'energia mentale fortissima, con un'impronta al senso del dovere, al senso della giustizia, ed è talmente forte che tende ad essere abusante verso il proprio corpo e a sfinirlo, ad arrivare a punti in cui non ce la fa più per mancanza di riposo, per mancanza di sonno, per mancanza di prendersi cura anche di sé, perché questo senso del dovere lo porta a occuparsi di tutto. Il sovrano ha un regno e quindi ci sono tante persone nel suo regno, e questo è il suo progetto: occuparsi di chi c'è nel regno, attento a tutti quanti. Ma qua c'è un'energia che dice:
Abbi riguardo al limite, al non portarsi oltre il sostenibile, per rigore che sfocia nella rigidità. Sii tollerante rispetto chi ha un altro passo e non ce la fa tenere il tuo. Questo è un altro tema che nell'otto è attivo, l'intolleranza, la fatica a sopportare esplosioni di rabbia riguardo il come si fa a non vedere questa cosa. Questa cosa non è giusta. Questo tema della giustizia fin da piccolissimi, i bimbi che hanno gli otto nella mappa e che sono molto marcati, hanno questo tema che portano inconsapevolmente, ma già lo sentono attivo. Questo non è giusto. È proprio qualcosa che sentono fortissimo, così come la dignità, il senso della dignità. C'è un sovrano. Il rischio è che, portato all'eccesso, trasforma questo sovrano in un tiranno di se stesso, prima di tutto. L'otto è anche un numero associato allo sport, all'essere atletico e competitivo. E anche lì spesso si vede il portare il proprio corpo oltre i limiti, sfibrarlo, proprio andare continuamente in superamento del limite, che è quello che deve imparare. Due sfere, una di cielo e una di terra, continuamente comunicanti che si incontrano nel cuore. Ma poiché è 2024 e sull'ultima cifra abbiamo detto si appoggia un accento particolare, ecco che dobbiamo anche tenere la nostra attenzione su un'altra energia che è appunto quella del 4. Il 4 è il numero della materia e le sue leggi. Pensate alle quattro direzioni, quattro elementi, le stagioni. Questo 4 parla della materia e delle sue leggi. 2 volte 4, appunto, è l'8, è il suo costituente, 2 volte 4. E due quadrati sono quelli che si intersecano a formare l'ottagono. Quadrato, io ho messo anche qua le forme geometriche, perché ogni forma ha la sua vibrazione. Il quadrato associato al 4, i due quadrati che si intersecano associato all'8 e i due triangoli che si intersecano associati al 6. Nel 2 c'è una linea, perché se all'1 abbiamo il punto, nel 2 c'è la linea, ecco perché da lì nasce la polarità, i due punti che formano una linea. Se io resto nel 2, se mi fermo nel 2 inteso come polarità, dubbio, conflitto, separazione e ci resto dentro, non mi elevo da quello, io resto continuamente in questa polarità, giusto, sbagliato, torto, ragione. Ma di questa prima separazione, illusione di separazione, se non vado oltre, o meglio, riconosco elevandomi che è un'illusione, tutti siamo portatori. Perché tutti siamo nati da una madre da cui a un certo punto è stato tagliato il cordone ombelicale, c'è una prima separazione. Ma la separazione prima è quando abbiamo preso un corpo e apparentemente ci siamo staccati dal mondo dello spirito. Dico apparentemente perché ci sarà poi il momento in cui mi identifico con lo spirito che sta facendo l'esperienza terrena e comprendo che non c'è stata nessuna separazione. E comprendo che quella relazione simbiotica che ho avuto con la mia nave che mi ha portato qua, mamma, a un certo punto necessariamente deve avere un taglio che fa sì che io possa prendere vita indipendentemente facendo questa esperienza, perché se no sarebbe stata la morte del feto e della mamma. Quindi comincio a vedere le separazioni come funzionali all'evoluzione della vita.
delle esperienze e tutte illusorie, perché così procedendo non mi identifico più come essere separato dal resto, ma mi identifico come spirito che sta facendo un'esperienza terrena, interconnesso con tutto ciò che esiste. E allora lì comincio a relazionarmi con l'esterno. Allora non sono più nel ruolo della vittima, a cui piace giocare al 2, piace giocare, non è tanto carino, ma in cui si trova spesso a giocare, gli viene spontaneo esercitare una forma di potere attraverso il vittimismo. Quindi mi garantisco la tua presenza perché uso questa tecnica e che sopperisce a un bisogno, che non ti allontani, perché se sono ancora nel 2 vissuto così, io esisto nel momento in cui mi completo attraverso la tua presenza. Ecco perché è importantissimo viverci il femminile, perché se io integro il 2 e non lo vedo più come un momento di dubbio e di separazione e di conflitto e di polarità, ma lo vivo come l'abbraccio, come l'ascolto, come l'umiltà, come la capacità di cooperare, come la capacità di fare grembo per accogliere e fare nascere, perché il 2 è la madre che accoglie e nel 3 c'è il figlio che nasce, il 2 è la terra che accoglie il seme, nel 3 c'è il germoglio che sbuca, quindi è necessario avere questa parte, che è quella che accoglie affinché il nuovo possa nascere. Ecco, mi libero da quella mancanza di aria se quell'essere a cui ho attribuito l'infantile, perché questo si è sopperimento di un mio bisogno, io posso manifestarmi questa energia in tutta la bellezza che porta con sé. Ancora andiamo avanti. Il 4 sta nel tema delle necessità e quindi rischia di non manifestarsi perché si sente prigioniero dei bisogni che non sono più affettivi o quasi di sopravvivenza, mi manca l'aria se ti allontani, ma nel come faccio ad avere i mezzi per vivere nel mondo materiale, come faccio a pagare le bollette, come faccio senza lavoro, come faccio senza casa, come faccio se la salute mi viene a mancare. Quindi è molto orientato su quel tipo di energia. Calcolatrice in luce è meravigliosa, perché è la capacità, è la responsabilità, è la capacità di fare propria la disciplina, l'ordine, il metodo, tutto a una sintassi, tutto a un ritmo, tutto a un giusto posto. Cambiarlo non garantisce il risultato, ha una sintassi, è il costruttore. E quindi un costruttore sa benissimo qual è il momento di fare quella certa cosa in un cantiere. Questo porta al 4. Ha questa visione. Il suo rischio è quello di rimanere dentro questa rigidità, perché si trasforma realmente in rigidità e in ostinazione, e di nuovo anche qua dobbiamo trovare il limite e prendere le qualità che ha da portare, i talenti che ha da portare qua. Il suo talento è questo, anzi poterlo vivere e riconoscere, portare nella luce, mi permette di poi andare verso il 5 e dal 5 al 6, perché adesso noi ci stiamo occupando dei numeri pari e del femminile, di quello che questo anno entrante ci chiede di sperimentare. E allora il 6, che nasce dalla somma del 2 e del 4 del 2024, questo 6 ha un'altra forma di potere che usa. Lui è il numero dell'amore. Quando va in ombra diventa il sacrificio, quindi sono due figure che completamente ha il tema di portare l'armonia
ed è lui che va sbilanciandosi in questo numero del femminile verso una dimensione molto attiva piuttosto che ricettiva. Perché se io do, sono in una dimensione attiva, mentre il 6 è la madre, è il ricettivo, è l'armonia, è la bellezza. Quindi quando va, quando perde l'equilibrio, si sbilancia verso il dare, si dimentica di sé e ha la necessità a un certo punto di prendere le distanze. Quindi è molto importante andare a vedere se questo numero è tra i nostri archetipi fondamentali, andare a vedere cosa mi è rimasto da fare di questa energia che è preziosa da portare in condivisione, perché è quell'energia che libera dalla dipendenza che abbiamo visto nel 2. Non vivo senza te. Non è amore, è che se non ci sei io sto male, quindi è un bisogno. E facilmente, se c'è una persona che invece ha un 6 dominante o un altro numero comunque forte, perché il 2 facilmente si appoggia quando è sbilanciato, e il 6 nella sua posizione di equilibrio aiuta a crescere. E allora l'esempio che porto spesso è proprio quello della natura, dove la mamma nel nido ha i cuccioli che sono pronti per esplorare il mondo, con il muso li aiuta, li invita, li fa crescere. Non li tiene attento, no? Stai qua, ci penso io, vado io, faccio io. No, lascia la sua esperienza. Questa è la meraviglia che sta dentro a questo 6. Il suo stato alterato s'appoggia sul senso di colpa. Quindi si sente male se non c'è in quello sbilanciamento di dare. E fatica a ricevere. Lì ci sarà il lavoro del definire il limite, del riuscire a imparare, come fanno le mamme nella natura, a capire quando è ora che il cucciolo chiunque altro è attorno a noi, che ciascuno si prenda la bellezza, la meraviglia del essere al centro della propria esistenza. Lo aiuta ad andare verso l'indipendenza, non nutre più la dipendenza, ci penso io, facendo in questo modo un atto che a sé garantisce la presenza, l'amore, la continuità di questa relazione, ma nell'altro toglie spazio di autonomia. Quindi osservare sempre, e quando c'è uno sbilanciamento ritendere all'equilibrio. L'arma del senso di colpa è anche quella che usa quando vuole ottenere qualche cosa. Teniamo il tema del giusto peso e dell'equilibrio, perché arrivando all'8, e abbiamo parlato della giustizia, è il suo simbolo, è proprio la bilancia. Allora immaginate questo peso che se è in un piatto ed è altrettanto messo sull'altro, poi quello che rimanda è la levità di quando noi siamo nel cuore. Perché quando le nostre azioni derivano da una scelta che sgorga dal cuore, noi abbiamo quella percezione di levità. Siamo in quello stato della levità. E allora non c'è più necessità di imporsi con la rigidità, ma certamente seguire il proprio rigore. Non c'è più la veemenza
dell'imporre la propria visione, anche con la prevaricazione, ma c'è un'autorevolezza esercitata con pienezza, con quella sovranità. Questo è ciò che deve nascere per chi è nella condizione di fare nascere questa forma di energia, ma nella fermezza, resistendo in ciò che è giusto nel cuore. C'è una leggenda della quercia, la vecchia quercia. Un tempo in un bosco dove regnava la quiete si perse perché il male pretendeva insediarsi e prendersi il governo, prendersi il potere. E in questo perdere la pace, la quiete, in questa lotta, in questo conflitto, e ci fu la vecchia quercia che a un certo punto propose al male di patteggiare e quindi di spartirsi i regni. Per cui dire bene, dice bene, guarda male, tu regnerai durante l'inverno, quando gli alberi saranno senza, i rami degli alberi saranno senza foglie, e finché invece ci sono le foglie sui rami, sarà il bene a governare. Il male accetta, perché così intanto si insinuava e una fetta del potere che voleva intanto se la ritrovava già subito fatta, ma ci fu un'insurrezione nel bosco perché tutti dicevano la vecchia quercia è impazzita, assolutamente no, ma adesso ci mettiamo a riconoscere la sua esistenza e anzi andiamo a contrattare, assolutamente no. Quindi ci fu un grande subbuglio, ma lei era ferma. Era nella sua pienezza, nella sua totalità. E poiché alla fine predominava l'amore per la vecchia quercia e vedevano questa sicurezza in lei, tutte le altre creature del bosco si affidarono a appunto una resa fiduciosa. Quando era la primavera, per cui cuccioli di ogni specie, una energia meravigliosa, rigogliosa, abbondanza di fiori e di frutti. E poi però l'autunno cominciava ad arrivare, quindi le creature del bosco cominciavano a perdere la speranza, ad abbandonarsi alla tristezza. Sapevano che presto, e vedevano, no, le loro foglie, tac, tac, cominciavano a cadere, ma la vecchia quercia continuava a stare nella sua quiete, nella sua calma imperturbabile, rincuorava chi aveva nei pressi e restava lì sicura. E vedevano che le sue foglie non cadevano mai, e mentre il male era già lì scalpitante perché diceva: siamo in autunno, c'è il vento, c'è la tempesta, c'è la pioggia, adesso cadranno le foglie anche di questa quercia. E lei le ha tenute strette, 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 fino a che sono nate le foglie nuove. E da allora, questa è la leggenda che racconta perché la quercia non molla le sue foglie, ma resiste a tutto l'inverno, tenendole per quanto morte. Sono insieme sui suoi rami vita e morte, contemporaneamente perpetuandosi. Questa è la leggenda associata all'otto, l'otto che ha la forza, che ha il potere, che ha quell'autorevolezza e che resiste davanti a tutto per ciò che è nella verità, per ciò che è nel bene, per ciò che è luminoso. Ma tocca elevarsi per riuscire a vedere l'insieme, se no mi limito a giudicare e mi limito a combattere. Ma se ho la forza di elevarmi, ho avuto già modo di fare quell'esempio meraviglioso dell'idea del corteo che mi fu donata e che con gioia condivido. Se ci si eleva rispetto al punto dove si è, io non sono più lì sgomitando tra quello che mi elevo. E dove si eleva? Il passaggio nel tre.
che ha la capacità anche della autoironia, che deve essere una conquista dell'otto. L'otto tendenzialmente il 3 se lo vive male, il 3 che è la leggerezza, no? L'allegria, il cogliere il bello che c'è in ogni situazione, lo vive come un po' chiassoso e superficiale. Ma quando l'otto comprende che se si divide a metà in verticale sono due tre che si incontrano, allora riesce anche a prendersi in giro riguardo il suo essere granitico in determinate situazioni, riesce a giocare con la autoironia e veramente è un dono meraviglioso che possiamo portare e coltivare nelle nostre vite, saper prendersi in giro quando serve. Bam! Si scioglie immediatamente quella tensione. Quella tensione, quell'aggrappamento al ruolo, che è lì il rischio, il potere esercitato. E l'identificarsi con il ruolo per l'otto, con la famiglia per il 6, con i possedimenti e il lavoro con il 4, con la relazione con l'altro nel 2. Invece tutto questo ci dice: trovati nella tua pienezza, che non è una pienezza di separazione, ma è una pienezza perché solo così da essere pieno io mi posso porre anche nella relazione con questa pienezza. E allora non sono più due che si incontrano, uno più uno per fare due, perché così insieme, stretti stretti, abbracciati abbracciati, facciamo uno un'ala, uno l'altra della visione romantica del gabbiano. No, uno più uno, 11 qui. Ed è l'aquila che sta nell'uno con la visione, che apre le ali e finalmente vola, e sa e sceglie e decide se volare o se posarsi, e basta un colpo d'occhio per essere in due aquile e volare. Quindi non è un percorso che isoli dalle relazioni, ma è un percorso responsabile che mi porta a essere nella relazione per il gusto, per la gioia, per l'espansione che questo produce. Perché quando voi mettete insieme due persone che sono nella pienezza, due mani, quattro mani, due cuori, un unico progetto, e c'è chiarezza e c'è meraviglia che si manifesta. Ecco perché ho messo che questo cuore è unica via. Qua. Perché mentre la mente ha un prezzo, la mente per me è un software, ha dei dati, a mano che io gliene immetto, li elabora, a mano che ci sono le esperienze, le prende del passato, le mette insieme, poi semmai proietta verso il futuro questi dati, senza fantasia, cioè si tratta proprio di mettere insieme quello che c'è, al meglio, prezioso, prezioso, indispensabile. Ma dicevo, mentre la mente può avere un prezzo e i corpi possono avere un prezzo, il cuore non ce l'ha. Il cuore, quando siamo nel cuore, noi siamo nella verità, siamo nella connessione. Anche il 4, che ha come simbolo oltre il 4 la croce, di nuovo, asse verticale, la dimensione spirituale, asse orizzontale, la dimensione della materia, sono insieme, sono uniti nel qui e ora, come nel ramo della quercia. Tutto è lì, nel cuore, perché il cuore con questa coscienza si apre. Ecco perché è l'unica via. E lui è il più ricco dell'universo, non ha un prezzo. Il corpo sì può avere un prezzo, la mente sì può avere un prezzo, ma il cuore è il più ricco dell'universo. Il prezzo non ce l'ha. Il suo parametro è giusto o non è giusto. E questo giusto o non giusto può essere diverso, ma può essere diverso per me stessa, per ciascuno di noi. Ci sono cose, se io mi guardo in retrospettiva, che dico: ma come ho potuto? E mi è voluto un sacco di tempo per pacificare, forse non ho nemmeno finito.
Ma c'è una successione che mi rende continuamente nuovo grazie a tutte le morti in vita che noi attraversiamo. E siamo persone nuove. Ecco perché quando anche si sente dire questa cosa non la perdonerò mai. Ma qual è il giudice così impietoso che afferma una cosa del genere? Sta dentro questo otto così granitico. E allora con questo otto ci saranno tanti giudici vari che si attiveranno. Io ne parlavo anche qualche giorno fa, no? Tutti questi pollice su, pollice giù, come se si avesse il diritto di vita o di morte sulle altre persone e o esaltano o demoliscono. Liberiamoci anche da questo, perché chi ci esalta ci sta esaltando per una sua proiezione, per una sua rappresentazione, e più su ci mette, più male ci facciamo quando poi per qualche motivo viene delusa. E non è per ciò che noi siamo, è per ciò che vede e che gli rappresenta. Quindi nel momento in cui non è più così, il pollice va giù, molto semplicemente. Ecco perché dobbiamo essere liberi e sganciati dal ruolo. Non è ciò che sono, non è chi sono quel ruolo, quella immagine, quella rappresentazione. Sarà importante fare questo, perché a quel punto noi saremo liberi, completamente liberi. Vorrei concludere con, a questo riguardo, non sia mai chi opponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana. Oh no, amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Questo sonetto, che guarda caso è il 116, è stato scritto da William Shakespeare nel 1609, quando i teatri erano stati chiusi a causa della peste. Quindi noi possiamo fare di ogni momento, di ogni situazione, un'opera d'arte, se siamo nel flusso. Lì c'è la fenice che risorge continuamente, e l'otto porta al tema della resurrezione. Allora, amici, noi siamo connessi con l'esterno. Ciò che è fuori è la manifestazione di ciò che è dentro. Ovviamente non è dentro il singolo, è dentro l'umanità che noi siamo. Non posso esimermi dall'essere parte dell'umanità. E se mi prendo la responsabilità di esserne parte, allora mi prendo la responsabilità di fare la mia parte. E fuori cambia a mano che ciascuno di noi lavora la propria terra interiore, già che stiamo parlando di numeri pari. Quindi buon lavoro, ciascuno nella propria terra interiore. È lì che dobbiamo renderla fertile, è lì che la dobbiamo lavorare. È lì che dobbiamo averne cura. Nel 4 la croce è fissa, così. Ma nell'8, quando noi lo disegniamo, questa croce forma un X. Lo stesso, il quadrato per formare l'ottagono dell'8, c'è un quadrato e l'altro quadrato è ruotato. E se noi ne tracciamo le diagonali, naturalmente avremo una croce e avremo una X e un per. Significa che serve fare quella rotazione.
Serve fare quel cambio di visione. Lì c'è tutto il nostro potere. Cominciare a cambiare la visione delle cose, se io cambio paradigma, tutto cambia attorno a me. Questo è quello che io auguro a ciascuno di noi, dal più profondo. Ci sarà chi lo vivrà in un'altra dimensione, che è quella che abbiamo descritto in apertura, non fa niente. Noi stiamo focalizzati in ciò che noi possiamo fare di questa energia. Grazie a ciascuno per ciò che farà di questo anno. Tenete conto che c'è una relazione di 2 anni in 2 anni. Quindi quello che succede oggi è relazionato a ciò che è successo 2 anni fa. Ciò che facciamo oggi si relazionerà con ciò che sarà tra 2 anni. Ma tutto il potere dell'eternità sta nel qui e ora. Quindi, a prescindere da questa connessione, che è una connessione, come dire, geometrica, stiamo nel qui e ora, perché quando siamo nel qui e ora, noi siamo nel per sempre. A presto ritrovarci. Questa settimana nei contenuti per abbonati. Io ho un 22 come numero di anima, un 22 come numero della personalità, un 2 come archetipo principale, un altro 22 come numero del sole. Sono un po' confusa con tutti questi due. Potrebbe per favore spiegare il significato del numero 22? Con il 22, la cui riduzione è 4, che è il numero della materia e le sue leggi, ha una spinta verso la realizzazione.